Ciao a tutti da Taiko e dal gruppo Critico Negativo, siamo di nuovo su Orcs Must Die 2. Eh sì ragazzi, abbiamo comprato il gioco, cioè ho comprato il gioco, abbiamo, parolone poi. E c'era un'offerta speciale, non ricordo di quanto era scontato il gioco, ma scontato davvero parecchio, l'ho pagato intorno ai 2-3 euro. E quindi ho colto la palla al balzo, così possiamo proseguire con l'episodio 2 ragazzi, episodio 2, che poi sarebbe il terzo in effetti, perché episodio 0, 1 e 2, vabbè. E comprando il gioco completo mi si sono azzerate le missioni, le campagne, e quindi ho giocato un pochettino da solo, a telecamere spente, facendo giusto i due livelli dei primi due episodi della serie. Quindi adesso insieme andremo a scoprire cosa c'è oltre. Come vedete, al limite era il primo livello, galleria era il secondo, adesso facciamo il terzo. Ah, abbiamo sbloccato anche nuovi contenuti del Grimorio. Come per il video, appunto, aspettavo di vederlo insieme a voi. Vediamo un poco. L'equipaggiamento, abbiamo questo oggettino, gingillo curativo, che equipaggiato ci cura di un tot di vite, rigenera lentamente la salute attiva, cura se stessi e gli alleati. Non ho idea di cosa significhi gli alleati, ma a quanto pare, cioè non ho capito se si può giocare in multiplayer oppure avremo degli alleati che ci aiuteranno a combattere gli orchetti nei livelli successivi. Nella versione completa, già nel livello precedente a questo che adesso andremo a fare, abbiamo a disposizione il barile esplosivo. Esplode quando subisce danni. Non l'ho trovato particolarmente utile, l'ho provato ma non mi è piaciuto in particolar modo. E quindi abbiamo altre trappole. Cioè abbiamo una trappola di zolfo che brucia i nemici e dopo un poco diventa meno efficace e poi si ricarica col tempo. Quest'altra invece che funziona un po' a mo' di trappole di punte, e quindi fa un'esplosione di vapore e dopo c'è un tempo di ricarica. E il forgia monete, i nemici che muoiono su questa forgia monete lasciano più monete. Potrebbe essere utile, ma per adesso non l'ho acquistato. Per ora ci teniamo le cose basi. E ci abbiamo 7 teschi, in realtà potremmo acquistare qualcosa, adesso vedremo. Armi nuove non ne possiamo, né per via economica né per via che non sono ancora sbloccate, non possiamo prenderne ancora. Ho fatto un ingarbuglio di parole e non mi sono capito nemmeno io, quindi figurarsi voi. Tutto bene, sarà anche la stanchezza, tornato dopo una bella giornata di lavoro, ci può stare. Ah, qui abbiamo anche una nuova cosa che in pratica rappresenta la skill del personaggio, e ho visto che c'è testa di zucca, sembra carino, guardate il sorrisetto proprio di quelli ti voglio bene, vabbè. L'equipaggiamo, mi piace. In uso, ok. Abbiamo fatto. Compriamo magari una trappola. Stavo pensando a trappola di vapore. E l'acquistiamo. Perfetto. Adesso, bando alle ciance. Andiamo su. Gioca. Questo livello pure sarà molto, molto, molto simpatico. Già vedo due portali. Premi spazio per continuare. Cioè, non voglio premere spazio. Guarda come sono figo. Ok, allora. L'uscita è qui. E i nostri cari nemici vengono da questi due punti. Saranno uccelli per diabetici. Qui c'è una pozione. Ce la facciamo cippa. Allora, piazziamo un po' di trappole. E scegli le tue cose. Potremmo mettere questo, potremmo mettere questo. Allora, il barile lo elimino, perché non mi piace. E mettiamo questa bella trappolina di vapore. E poi questa. Va bene, perfetto. Piazziamo le nostre trappoline. Allora, di lei. I nostri bei sparachiodi. Ci abbiamo anche meno dindini del solito. L'ultima battaglia me ne ha impegnati parecchio. Ok, passiamo questi due qua. Piazziamo uno e due qua. Qua non so cos'è. Ok. E dunque. Cosa possiamo fare? Ci abbiamo ancora 1200. Facendo due calcoli possiamo permetterci un po' di queste cose puntute, che potremmo piazzare a dovere. Allora, sui binari come sempre non si può. Quindi passiamo uno qua e uno qua. E siamo a due. Aiuto, pazzita la visuale.
Oh my god. Ok, qua. E aki. Va bene. Che fare, che dire? Iniziamo lo scontro mortale. Da dove arriverete, maledetti? Da qui? Da qui no. Ok, solo da qui. Perfetto. Il carrello che gli sbalza per l'aria, che bello. Mio Dio, quanto è piccolo. Piccolo e cazzuto. Morite. Ma non è che mi vengono dalle spalle? No. Sembrerebbe di no. Via. Li ucciderò tutti. Ah, belli. Meno male che a me il carrello mi passa attraverso. Se no, ero già bello che fregato. Morite, miserabili. Io sono il custode della fiamma di Udur. Vi ricorda niente? Ah, ok. Si sta aprendo una nuova breccia. Possiamo piazzare qualche altra schifezza. Dunque, direi. Non so se si sente di sottofondo, ma c'ho. Come si chiama? Made in Sud. Vi piace? Me sì. Anzi, se mi riesce, andrò a vedere a breve lo spettacolo che faranno nella città qui vicino a casa mia. Sorrento. Torna a Sorrento. Vabbè. C'è una voce di merda, lo so. Ok. It's enough, it's enough. Scateniamo l'urda. Su via. Non mi dire. Che escono da entrambi i maledetti buchi. No, solo da qua forse. E via, 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 via. Morirete tutti. Non ne resterà nemmeno uno. O forse io resto, o meno male, no? E niente, signori e signori. Siamo qui riuniti ad assistere alla caduta degli orchetti. O forse di Taiko. Oh mio Dio. Corrono. Corrono. Muri. Sei brutto. E sarà ancora meglio quando inizieranno ad uscire da entrambi i lati. Tipo come a breve. Quante restano? Restano ancora due orde. E allora. E allora. E allora. Vogliamo provare la nuova trappola? Costa 400. Sembra carina. Magari la mettiamo. La mettiamo. Iniziamo a prepararci l'ultima difesa, diciamo. Quindi direi: piazziamo una qui. E una qui. Poi questa che fa economia la piazziamo qui. No, non andare giù. Non morire. Sciocco. Questa mi piace come la potrei posizionare. È un po' ambivalente. Sì, però. Poi serve? Allora qua sicuramente può servire. La piazziamo. E boh, e boh. C'ho pochi soldi. Forse è meglio conservarli? Ma anche no. Ok, questo vale sempre per l'ultima linea difensiva. Benissimo, benissimo, benissimo. Adesso scateniamo l'urda. Se ne stava dando anche la voce per scatenare l'urda. Di qua no? Ok. Forse solo di qua. Fanno sempre solo di qua. Ok. E qualcuno di voi ha già provato questo gioco? Vabbè, che poi parlo ai miei 4 iscritti. Bah. Con chi sto parlando? Parlo da solo. Qualcuno mi salvi. E dai, muori. Muorici. Niente, proprio non la colgo. Oh mio Dio! È andato.
Ok. Siamo sopravvissuti anche a questa penultima orda. E adesso devo piazzare qualche altra trappola. Allora. Diciamo che è una figata questa cosa che butta per l'aria i nemici. Davvero bella la trappola a vapore. Chissà cosa ci sarà più avanti. Allora direi possiamo fare questo. Allora, piazziamo questa trappolina. Possiamo piazzarla anche qui? Oh, sì, ci piace. Eccola qua. Non lo vedranno neppure E arrivare. due. Questa, diciamo, è proprio l'estrema difesa, estremissima. Ok, poi vediamo qua. Ci possiamo piazzare un altro di questo. E basta, ci fermiamo qui. A quanto pare il credito rimane da una battaglia all'altra, quindi spendendo tutti i soldi qui me ne ritroverò cippa dopo. Allora, iniziamo da qua. Mi faccio il culo. Scusatemi per il culo. Ho detto di ancora culo. Culo. Ah. Ma secondo me stanno iniziando a venire anche dall'altro lato. Infatti. Questi cosi sono terribili. Morirete. Scusatemi ragazzi, un attimo di silenzio perché ero applicato al gioco. Mi sono un attimo distratto. Chiedo scusa. Chiedo venia, lor signori. Siamo qui riuniti per uccidere Lurda. Ah, fatto male i conti. Non era l'ultima. Questa è l'ultima. Orbene, or dunque. Penso che se questa è stata. Vabbè, non dura, però. Abbastanza, cazzuta. Ora, cosa potrei mai fare? Morirò nel tentativo. Allora. Qualche altro spuntone? Potrei farlo. Facciamo così. Sì. Allora, piazziamo giusto un paio di spuntoni nuovi. Tanto per rompere le balle. Ma se faccio B non posso più cambiare. Perfetto. E direi, or dunque, direi che altri 600 li possiamo spendere qui, direi. Anche se qui passa il carrello, quindi ce li potremmo anche risparmiare. Potrei piazzarli ben qui. Eh sì, così fuoco incrociato, li massacro per benino. Bene. Ci siamo quasi. Non è niente paura. Lasciate fare a me, che vi salverò. Mi spendo? Li ho spesi. Ok. Sono caduto giù. Cribbio. Oh my godness. Vabbè, sembra non sia successo niente di importante. Andiamo. Che lo sfacelo abbia inizio. Ok. Come al solito partono prima da un lato, poi iniziano a partire dall'altro e poi ci fanno il sedere a strisce. Ma quanto è bello il carrellino che fa strike! Ma quanto è simpatico! Oh, guarda là, guarda. Sembra quasi la scena di un film quando arrivano tutti i protagonisti belli nell'hangar, tipo che devono partire per una missione pericolosa. E niente, con la luce alle spalle, la musica faiga dietro. E niente, sembra. Questo è l'effetto che mi hanno dato, no? Direte, ma sei un coglione! Eh sì, un po' sì. Ce la posso fare. Ritorna nell'ombra, immonda creatura. Se non si è capito, mi piace il Signore degli Anelli, ragazzi. Se non si è capito. Ho letto diverse volte il libro.
L'Hobbit, un po' meno. Sì, the winner is Tycho. Vittoria. Non ho capito perché un solo teschio. Forse boh, dipende in che modo si completa il livello. Ho guadagnato ben nuovi 8 teschi. E quindi adesso... Ah, ho sbloccato trappola a molla. Questa deve essere proprio simpatica nel momento in cui l'andremo a comprare. Scaglia lontani i nemici, si ricarica dopo l'azione. Sta bene. Vediamo il grimorio. Il mio equipaggiamento. Voglio vedere le armi nuove. Datemi delle... Eccole. Principale. Attacchi nemici a distanza. Secondo... Secondario lancia una granata stordente. Carina. Bastone. Principale. Attacca il nemico da vicino. Secondario. Respinge i nemici. Vabbè, questa scelta ardua, questa ardua sentenza la faremo in un secondo momento, nel prossimo episodio. E torniamo al menu campagna. Volevo sottolineare, sto giocando a una difficoltà apprendista, semplice. Io sono nabbo e gioco da nabbo. Il prossimo livello sarà il passaggio e lo vedremo insieme nel prossimo episodio, ragazzi. Ciao a tutti, da Tycho e dal gruppo Critico Negativo. Bye bye!